Una giornata di benedizioni per mente e cuore, quella svoltasi il 2 dicembre scorso a Melazzo, Alessandria, presso il centro CADES delle Chiese Cristiane Evangeliche ADI. Quasi 300 gli iscritti per il 13° seminario dal titolo Dalle leggi della chimica a quelle dello spirito, dove il pastore Giuseppe Crapanzano, nuovo presidente del CDA del Centro CADES e segretario del Comitato di Zona Italia Nord-Ovest, ha salutato i presenti. A seguire, il fratello Stefano Mammi, professore e direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova, ha presentato il funzionamento del complicato meccanismo mentale delle dipendenze causate sia da sostanze sia da comportamenti. Ma ancora di più, ha mostrato la straordinaria perfezione del nostro Creatore. La seconda parte della giornata è stata curata dal fratello Vito Spinella, psicologo e direttore del Centro CADES, con cui si è affrontato l'aspetto psicologico e sociale delle dipendenze, per poi arrivare ad illustrare il tema della riabilitazione personale, che prevede un percorso specifico che passa attraverso la liberazione divina per la fede in Gesù. Il culto pomeridiano ha visto la partecipazione del fratello Vincenzo Specchi, presidente onorario del Centro CADES e membro onorario del Consiglio Generale delle Chiese ADI. A lui è stata affidata la predicazione tratta da Geremia, capitolo 18. La preghiera di tutti è che Dio continui a chiamare operai preparati e consacrati per la preziosa attività del Centro CADES.